Telemund. Allora, venerdì 3 luglio 2020, siccome sto fine settimana il coglionometro segnava quasi quota 100, ho deciso di fare una bella robetta. Mi faccio un paio di giorni da selvaggio dentro Shaggy, il mio maleducato, qua sull'altopiano di Asiago. Aspetta un attimo, perché i busiari dice che sono busiaro. Allora devo far vedere che sono ad Asiago. Eccola. Quindi, domani se non piove, Monte Pasubio, strada degli eroi mountain bike, a scavessarmi. E niente, due o tre giorni fuori dai coglioni, fuori dal mondo. Qualcuno mi ha detto, ma tu non sei normale, tu non stai bene, tu qua, tu là, tu non sei a posto. Vabbè dai, mi ho detto gente che va in giro con la mascherina, guanti, o c'ha il berretto, finestrini tira su in macchina da soli, no? O gente che per esempio sei 7:30 adesso e fra mezz'ora gli andare al bar a spendere 50 euro e si sveglia la domani dove pomeriggio. Io ho detto sta gente qua, a sta gente cosa ti che può rispondere? TVB! TVB! No, notte voglio bene, te vengo in bueo, come che dice le parti mie. Comunque, due o tre giorni fuori dai coglioni e niente, un saluto ai invidiosi, ci aggiorniamo, dai! Gne 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 gne. Giulio Monte, 4 luglio 5:20, ecco Shaggy che si sta svegliando, prima notte dentro l'ottava meraviglia del mondo. E niente, guardami vicino che spettacolo, numeri uno, uno più bello di altri. Va buon dai, tanto il caffè adesso così mi sveglio il cammino. Volevo andare su Pasubio ma mi sa che il tempo non tiene, quindi adesso decidiamo da farsi. E niente, tanti auguri che compie gli anni oggi e in marcia, dai, nel pianeta, sono invidiosi. Telemund, allora, tempo di merda, incerto, quindi niente Monte Pasubio, niente strada degli eroi, neanche stavolta, rimandemo, però, dopo due cornetti, un cappuccino e due caffè, mie migliaia di, eccola qua, il mio amore, si vede? Sì, boh. E avevamo deciso di andare dal laghetto di Roana a dove che siamo adesso. Aspetta, perché i busiari se no dire che sono busiaro. Ecco il laghetto di Roana. Bon, quindi dal laghetto di Roana al Monte Verena e dopo Forte Capoliongo. Così buttiamo su i cornetti. Bon, quindi un saluto invidiosi. Gne 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 gne. E cominciamo a pedalare. Così buttiamo su i cornetti. Vai.
Allo Le Monde. Allora, video panoramico on the road. Ecco qua. Ecco là. Ecco qua. Ecco là. Bon. Allora, direzione Monte Verena, Varen, come cavallo, non lo so. Cazzo, come fa a non piacere queste robe alla gente? Come fa la gente? Vabbè, dai, un discorso lungo, troppo filosofico. Vabbè, che dire, avanti sempre. Eccoci qua, Monte Verena. Allora, questa è l'entrata del sentiero. Voglio andare fino al forte, che è lungo sta strada e là in alto. Non so se si veda, se lo vede. Fare un poco di zoom, vedremo se si vede. Eccolo là. Mi viene da piangere solo a guardarlo. Comunque, come si dice, aspetta un attimo che mi fa la veda, che dopo gli dica che è un fotomontaggio. Allora, come si dice? Come dice un detto cinese, giapponese, con la calma e la vaselina l'elefante in culo alla formichina. Quindi, pian pianetto, passo dopo passo, cerco di arrivare in alto. Ok? Bon, pa' invidiosi, gne. Non stai a coltivare false speranze che non ghi a sue strasse. Orwa! Era un amico! Ciao! Dove sei che ti va? Oh! E che bravo, ciò, ti ha quattro gambe, ti nodo come me. Allora il mondo, non dico niente, vi mostro solo una roba, ecco dove che so. Ma dove sei? Tutto piano? Sei con la bici? Sì, sono con la bici. Fammi vedere, perché se non mi dice che sono busiaro. Attenzione, non so se riesco a farvi vedere. Sono partito da là. Eccone qua. Peccato che sia nebbia, a parte essere a Marghera. Non si vede niente, però magari a strada la vede. Comunque, un altri 400-500 metri e su arriva il fortino. Bon, avanti. Se mezz'ora so fermo a ciappar fia, perché sennò... Ma bon. Per invidiosi, gne. Allora il mondo. Allora. Se mezz'ora che so fermo. Per recuperare fiato per fare questo video, quindi sono arrivato Monte Verena 2020 metri e niente, adesso devo fare la discesa, però ho visto una roba che mi mette un poco di ansia, ve la farò vedere, aspetta che farà vedere quello di Asi Rifugio Verena, perché se no i busiari dice che sono busiaro, però voglio farvi vedere una roba. Buongiorno. Ciao Mito. Allora, il capitano Fabris Nicoli è caduto sul Monte Verena. Questo qua è lo stesso cognome mio. Devo fare la discesa più di 2000 metri. Quindi mai che vaga. Se viene qualcuno qua con un'imposta che scrive il mio nome, così siamo a posto. Comunque dai, so sfinio, so disintegrare. Però, messaggio importante per i miei bambini, per la mia principessa, ma soprattutto per il mio piccolo spartano Luca, quello che ti ho sempre detto. Allora, respira a fondo e continua, mai mollare, perché come che dice Ciosa, la gente come noi non molla mai. Quindi ricordati, amore mio, che testa e cuore libero e gambe te porto ovunque. Niente, Le Monde, invidiosi, vado verso Zoo.
Il mega dito ti vedrà, che bel spettacolo, da in alto si vede tutto l'altopiano dei 7 comuni. Ecco là, pare di essere a Marghera. Adesso è foschia. Occhio che mi ero rubato senza la bici. E niente, dai, in sedia, se no non arrivo più. Au revoir. Mancava. Ciao bionda. Guarda quante. Ma mi viene in mente una data a marzo, tra il 7 e il 9. Però ste qua ha quattro zampe, no due. Ma ciao piccola, dai, che Shaggy non può aspettare, qui è Asi che pisse. Attenzione, pisciata in diretta, guardi, anche Scorisetta, brava, butta fuori tutto.
quello che non paga l'affitto va fuori, dice. Bravo. Signore, è stato un piacere. Saluti.